Pomeriggio a tutti, benvenuti in questa seconda giornata di serie tematiche IRC. Quest'oggi ci focalizzeremo sui risultati dell'ultimo trial sulla gestione della temperatura dopo arresto cardiaco, il TTM2. Lo faremo insieme ai ricercatori italiani che hanno partecipato allo studio e poi anche esperti della gestione della temperatura post arresto cardiaco e infine poi vedremo anche il punto di vista di ERC. Prima di iniziare vi faccio giusto una breve introduzione per capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati e poi passerò la parola ai miei correlatori. Innanzitutto vi ricordo appunto che l'origine dell'ipotermia, il tutto è nato negli anni 60 da questo personaggio, Peter Safar, uno dei padri fondatori della reanimazione. Nelle sue prime linee guida, quelle degli anni 60, vedete già che veniva evidenziato il termine ipotermia. E il tutto nasceva da studi che lui aveva fatto su modelli animali di arresto cardiaco sul cane, dove aveva mostrato appunto che il raffreddamento precoce migliorava l'esito neurologico. Tutti sappiamo che il punto di partenza è proprio la riduzione del metabolismo cerebrale, però poi abbiamo imparato negli anni di utilizzo di ipotermia a scoprire tanti altri meccanismi più precoci o più tardivi sull'infiammazione, sullo stress ossidativo, sull'espressione genica, sull'infiammazione, sulle vie apoptotiche, eccetera. Questo è il primissimo studio umano negli anni 60 dove i pazienti sono stati raffreddati con delle coperte d'acqua per varie ore. Effettivamente il risultato era stato un miglioramento dell'esito neurologico. Poi siamo arrivati ai due grossi trial del 2002, l'H-trial e lo studio di Bernard, che finalmente hanno mostrato come nei pazienti in FV ci fosse un migliore esito neurologico dopo ipotermia terapeutica, ai tempi si parlava di 32-34 gradi per 12-24 ore. Questi erano i dati sulla sopravvivenza. E da lì poi si è arrivato a un primo statement, ILCOR del 2003, che ha introdotto finalmente appunto l'ipotermia terapeutica 32-34. E poi nel 2010 c'è stato invece un aggiornamento delle linee guida dove l'ipotermia è stata introdotta anche nei ritmi di tipo non defibrillabile. Tutto è andato avanti, quindi con sempre maggiori evidenze sull'ipotermia terapeutica, fino ad arrivare al 2013 al primo TTM trial che ha mostrato un'equivalenza tra i 33 gradi verso i 36. E il TTM trial, quindi uno del 2013, poi ha condotto subito anche questo ad un nuovo statement ILCOR e poi le linee guida del 2015, rinnovate anche nel 2021, dove si parla di gestione della temperatura target tra i 33 e i 36 gradi, quindi non più ipotermia terapeutica, ma un range di temperatura target che può andare quindi dai 32 ai 36 e soprattutto evitare la febbre per le 72 ore post-arresto. Più recentemente si è aggiunto anche quest'altro trial, l'Hyperon trial sui ritmi non defibrillabili, che invece ha mostrato un esito neurologico migliore dell'ipotermia terapeutica rispetto alla normotermia. E infine, questo è il motivo dello studio dell'incontro di oggi. Qualche settimana fa è stato pubblicato il TTM2 trial, quindi un grosso studio del quale adesso ci parleranno i correlatori della giornata, sempre ipotermia terapeutica verso normotermia, e che ha condotto appunto a dei risultati molto interessanti che potrebbero avere adesso degli impatti sulla gestione post-ROSC. Questo è il motivo dell'incontro di oggi, quindi non vi faccio perdere altro tempo e passo subito la parola alla dottoressa Iule Brunetti, una delle ricercatrici italiane della TTM2 trial dell'ospedale di Genova, che è stato il coordinatore italiano appunto dei centri italiani dello studio, e lei ci presenterà il protocollo e poi come è progredito l'arruolamento del TTM2. Quindi passo la parola a Iole e la Grazie. ringrazio per essere presente oggi. Grazie, adesso condivido lo schermo. Buongiorno a tutti. Si vede, ecco, potreste vedermi adesso. Allora, l'argomento è appunto il protocollo TTM2 e progressione nell'arruolamento. Faccio un brevissimo anch'io background, soprattutto per capire perché si è arrivati al TTM2 e con quali quesiti soprattutto si è arrivati al TTM2. Come diceva prima Giuseppe, l'incidenza
dell'arresto cardiaco sappiamo essere molto elevata, tra i 67 e i 170 casi ogni 100.000 abitanti in Europa, quindi parliamo di numeri molto elevati, circa 300.000 persone in un anno, rappresenta una delle principali cause di morte e il tasso di sopravvivenza assoluto è veramente basso, intorno all'8%, ma anche tra le persone che invece arrivano vive in terapia intensiva, comunque la sopravvivenza si attesta, a seconda dei vari studi, tra il 30 e il 50%. Di fatto la vera sfida della gestione dell'arresto cardiaco è certamente le manovre di arresto cardiaco quando ciò accade, ma anche tutta la gestione del paziente in terapia intensiva, nella gestione del post-arresto. Noi sappiamo bene che il contenimento del danno neurologico secondario è quello che determina poi la qualità di sopravvivenza e la qualità di vita. Ci aspettiamo una progressiva ripresa del tronco encefalico e poi anche delle funzioni corticali superiori. Sappiamo bene che se questo non accade, purtroppo si va incontro o alla morte cerebrale, ad uno stato vegetativo permanente. Quindi diciamo che tutto quello che noi abbiamo imparato in questi anni è che, sebbene nei primi giorni dopo l'arresto cardiaco la causa di morte sia prevalentemente causa cardiaca, cioè quella che probabilmente ha portato il paziente all'arresto, sappiamo altrettanto bene, questo è un lavoro del 2013, ma che poi è stato confermato anche nell'analisi del TTM1, che la causa invece di morte nei giorni successivi al terzo è per la maggior parte delle volte una causa di tipo cerebrale. Quindi ripeto, uno dei grandi sforzi devono essere orientati proprio ad una buona gestione della fase post-arresto. Sfortunatamente non abbiamo tantissimi strumenti, l'ipotermia a livello sperimentale si è dimostrata essere un elemento che modera la genesi e la gravità del danno secondario, dopo che ovviamente il danno ischemico primitivo si è già generato, e su questa ipotesi, come già ha spiegato bene Giuseppe prima, diversi studi anche a inizio di questo secolo sono stati fatti e, sebbene con alcuni limiti, soprattutto di tipo metodologico, che ha evidenziato anche Nicola Nielsen in questo studio, in questa meta-analisi, certamente avevano evidenziato un beneficio e sulla base del quale le linee guida avevano suggerito per anni di utilizzare l'ipotermia terapeutica con determinati range di raffreddamento e con dei periodi minimi di 12-24 ore. Questo, cioè il fatto che questi studi fossero avessero dei campioni sottodimensionati e diciamo dei criteri statistici non completamente affidabili, aveva portato a disegnare il TTM1 trial, quindi la gestione di una temperatura target, in particolare 33 verso 36, quindi due livelli di ipotermia. Questo studio, sapete, è stato condotto tra il 2010 e il 2013, aveva arruolato 950 pazienti, erano tutti pazienti con arresto cardiaco da causa cardiaca con tutti i ritmi iniziali. Molto standardizzata è anche tutta la fase di prognostication. TTM1, come sapete, non ha dimostrato alcuna differenza né in termini di sopravvivenza nei pazienti con arresto cardiaco extraospedaliero, né differenze nella funzione neurologica e nella qualità di vita, però diciamo ha lasciato, ecco questo vedete, sono i dati pubblicati ma che penso siano noti, quello che ha lasciato certamente una modifica, comunque delle indicazioni da parte di ILCOR, in cui ci ha raccomandato di utilizzare il management della temperatura sia per gli arresti ex ospedalieri sia per gli intraospedalieri, ma per quelli ex ospedalieri, in particolare per quelli con un ritmo scioccabile, la raccomandazione era di tipo forte, sebbene la qualità dell'evidenza piuttosto bassa. La selezione della temperatura era lasciata tra i 33 e i 36, quindi poi ogni centro ha fatto come meglio riteneva, quindi qualcuno ha continuato a mantenere i 33 gradi, altri si sono attestati su temperature più elevate e l'hanno mantenuta, diciamo, per un tempo di almeno 24 ore. TTM1 però, e questo è uno dei punti fondamentali che poi ha condotto a disegnare lo studio TTM2, aveva lasciato alcuni quesiti. In particolare il primo quesito era che il confronto, diciamo, TTM1 era per due diversi livelli di ipotermia, 33 e 36.
non è stato un confronto tra ipotermia e normotermia. Quindi la prima domanda è: forse è sufficiente controllare la febbre per ridurre il danno cerebrale? Questo non soltanto avrebbe un'importanza a livello, diciamo così, teorico, ma ha un'importanza anche dal punto di vista pratico, perché un conto è gestire in maniera precisa un livello di ipotermia, cosa differente è trattare un paziente quando questo diventa febbrile. Inoltre, nell'analisi del TTM1 si è evidenziato come ci fossero, diciamo, parecchi fattori favorenti in entrambi i gruppi. Probabilmente un'analisi diciamo, preprogrammata di gruppi particolari, per esempio pazienti che hanno instabilità emodinamica oppure pazienti che avessero un tempo di arresto particolarmente lungo, probabilmente avrebbero potuto beneficiare di un livello di temperatura più bassa. Poi altri quesiti che sono rimasti aperti dopo il TTM1 è il tempo, cioè l'intervallo tra il ripristino di una circolazione spontanea e il raggiungimento della temperatura target. Nel TTM1 era di 4 ore, si è pensato che forse un raffreddamento più rapido e un raggiungimento più precoce del livello di ipotermia potesse in qualche modo favorire un outcome più favorevole. Altro problema è la sample size. In TTM1 abbiamo imparato a vedere quanti pazienti poi non sono arrivati o sono deceduti o comunque non sono arrivati a finire il follow-up per varie ragioni, quindi si è sentita la necessità di avere un campione più ampio e non ultimo il follow-up. Il follow-up del TTM1 era fino a un anno dopo l'ingresso del paziente nello studio e TTM2 invece vedremo che ha fatto scelte di un follow-up più lungo nel tempo. Quindi la domanda principale che ha portato a disegnare il TTM2 trial è stata proprio se il confronto, diciamo, fra ipotermia o trattamento della febbre. Anche questo è stato un trial internazionale, multicentrico, gruppi paralleli randomizzati, e si è deciso, poi eventualmente di questo possiamo parlare nella discussione se ci sono domande, che la definizione di febbre è una temperatura superiore a 37,8, mentre appunto la normotermia può essere definita come una temperatura inferiore ai 37,8. Quindi questo è il livello su cui si attesta l'intervento nei pazienti che diventano febbrili. La sample size che si è scelta di 1900 pazienti, calcolati appunto, come dicevo prima, sull'esperienza del TTM1, questo per ottenere una riduzione del rischio relativo del 15%, 90% di potenza e un NNT di 13,3. I criteri di inclusione, sempre pazienti adulti come TTM1, pazienti che restano in coma dopo arresto cardiaco ex ospedaliero, un ROSC, diciamo, sostenuto nel tempo, che significa per un tempo superiore ai 20 minuti, pazienti che ovviamente non abbiano motivi per essere esclusi dal trattamento intensivo, e questa è una delle prime differenze col TTM1, un arruolamento entro 3 ore dal ritorno alla circolazione spontanea, quindi si è ridotto di un'ora il tempo per poter arruolare i pazienti. I criteri invece di esclusione sono gli arresti cardiaci non testimoniati con un ritmo asistolico, una temperatura già ipotermica, pazienti in ECMO, paziente gravide, pazienti con un sanguinamento intracranico oppure pazienti con severa broncopneumopatia cronico-ostruttiva con ossigeno o terapia domiciliare. Quindi tutti i pazienti che arrivano in arresto cardiaco con ROSC vengono screenati, sono, diciamo, randomizzabili quelli fino a 180 minuti dopo il ritorno a circolazione spontanea. Una raccomandazione importante è che non deve esserci, diciamo, ritardo nel trattamento e nella diagnostica della causa primitiva che ha portato all'arresto cardiaco, quindi eventualmente si raffreddava il paziente, si manteneva il raffreddamento anche durante queste manovre, e una raccomandazione importante è che il paziente che andava nel ramo ipotermia, quindi a 33 gradi, doveva iniziare con priorità il raffreddamento. I pazienti venivano poi
mantenuti tutti con una RAS meno 4. Dal punto di vista della ventilazione, l'obiettivo era la normocapnia, normoxia dei pazienti arruolati in TTM2. In realtà il TTM2 è stato fatto insieme anche a un altro studio che è il TAME, quindi questa indicazione era soltanto per i pazienti arruolati solo in TTM2. Ovviamente i pazienti arruolati in TAME avranno un trattamento differente. Il controllo, la valutazione e il controllo del brivido quando necessario, e una libertà nel scegliere, diciamo, il device per poter raffreddare il paziente, quindi sia device intravascolari sia invece raffreddamento esterno. La temperatura veniva misurata almeno a orario, ogni ora, con una sonda a livello urinario, oppure se c'erano dei problemi poteva essere anche utilizzata una sonda esofagea o quella direttamente intravascolare nel caso dell'utilizzo di sistemi intravascolari. Questo, diciamo, è il protocollo per il ramo che andava incontro al raffreddamento a 33 gradi. Vedete che c'erano i 180 minuti per poter arruolare il paziente e poi la finestra di inclusione si interrompeva. A questo punto, nella fase, diciamo, successiva, scusate, non mi vanno avanti le diapositive. Scusate un attimo. Mettere qua sotto. Ecco. Spero che. Ecco. La fase 2, scusate, la fase 2 è la fase, diciamo, di gestione della temperatura. E la fase 3 invece è la fase in cui si interrompeva la sedazione e si manteneva comunque un controllo della temperatura fino a 70 ore, 72 ore dopo la randomizzazione. In questa fase, ovviamente la fase 3, si incominciavano anche i processi di svezzamento dal respiratore e eventualmente, a seconda dello stato neurologico del paziente, se il paziente permaneva in stato di coma, anche la prognostication. L'outcome primario è stato tutte le cause di mortalità a 180 giorni dopo la randomizzazione, e invece per quello che riguarda gli outcome secondari sono diversi. Come vedete, gli outcome secondari sono legati non soltanto alla valutazione dei giorni di sopravvivenza fuori dalla dimissione dell'ospedale, ma tutta una serie di scale per poter valutare lo stato funzionale e anche un'autovalutazione sullo stato di benessere fatto dal paziente stesso. Gli outcomes terziari sono tutta una serie di dettagli, informazioni più dettagliati, non soltanto sull'outcome in senso generale, ma anche proprio sulla funzione neurocognitiva, con dei test specifici che andavano a studiare la funzione sociale, la qualità della vita, le funzioni appunto neurocognitive, per esempio qui MoCA, cioè quei test che abitualmente si utilizzano, e non ultimo il follow-up a lungo termine, quindi dopo 24 mesi, quindi 2 anni rispetto al TTM1, questi test venivano tutti ripetuti. Quindi vedete che rispetto al TTM1 c'era, diciamo, un assessment delle valutazioni neurologiche fatte a 30 giorni, a 6 mesi e poi a 2 anni. La prognostication prevedeva di essere effettuata almeno dopo 96 ore dall'arresto cardiaco. Questo poi può essere un punto interessante di discussione, perché una prognostication così là nel tempo può in qualche modo forse diciamo allungare i tempi di gestione del paziente, basata, vabbè, la prognostication su quelle che sono le linee guida pubblicate. I pazienti vengono sottoposti a EEG, in tutti i pazienti, con un criterio anche di valutazione centralizzata, e poi c'era anche la possibilità di inviare alla biobanca centrale dei campioni per le valutazioni dei trasmettitori. Questa è il timeline come era stato programmato.
diciamo che un timeline che prevedeva un'interruzione, un recruitment dei pazienti fino al 2019 e l'inizio della presentazione dei risultati tra il 2019 e il 20, di fatto questo timeline è stato abbastanza rispettato, la linea che si è seguita è quella che voi vedete qui proiettata in verde, quindi diciamo che l'ultimo paziente è stato arruolato a gennaio 2020 e il paper, come sapete, è andato online a giugno 2021. È ovvio che durante questa ultima fase di valutazione della funzione neurologica, quindi dell'outcome del paziente, si è andati incontro al periodo Covid. Questa è l'indicazione che abbiamo ricevuto dal coordinating team in merito al periodo Covid, in cui ci è stato consentito di switchare a dei follow-up telefonici invece che di persone, quindi diciamo a ritardare i follow-up telefonici successivamente. E abbiamo la possibilità di estendere il follow-up dei 2 anni, 24 mesi, a 24 mesi più 3 mesi, quindi per complessivamente 27 mesi. Questo insomma, ci ha consentito, e l'obiettivo era proprio questo, di non perdere ai follow-up alcuni pazienti. Devo dire che non è stato semplicissimo, perché i pazienti di fare il follow-up di persona sono ancora tutt'oggi un pochino resistenti a rientrare in ospedale. Concludo, spero in tempo, elencando i tre centri italiani che hanno partecipato a questo studio e ringraziandoli per la loro attività, e lascio spazio, se non ci sono domande, ma se ho ben capito le domande le facciamo poi al termine di tutte le relazioni, lascio spazio al relatore successivo. Grazie. Sì, grazie Iole, poi faremo una discussione tutti insieme alla fine, quindi adesso passo la parola al dottor Eric Roman Pognuz da Trieste, uno dei centri italiani che ha arruolato, che ci presenterà i risultati del TTM2. Eccoci qua. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che sono presenti in questo momento, perché questa Italia bianca e assolata, forse diciamo, la voglia di star fuori era più forte. Comunque questo dimostra il fatto che l'attenzione verso il trattamento termico è ancora molto alta, e soprattutto, come diceva Iole bene, nei mesi successivi la raccolta dati diciamo hanno generato un'aspettativa crescente anche tra gli investigatori e tra i clinici che stanno aspettando questi dati, e rubando un po' il titolo ad un commento di David Denman, dobbiamo ancora parlare del TTM, ma TTM a partire dal TTM1, perché il TTM2 è la continuazione sostanzialmente del TTM2 del TTM1 per dimensioni che ha assunto questo studio. È diventato il più grande trial clinico nella gestione della temperatura post arresto cardiaco. E il TTM1 è stato uno studio fondamentale, importante, per diverse ragioni, due su tutte, una un po' più futile ma che dà il senso della cosa. È uno studio che è stato diciamo portato avanti anche tramite un battage di social media, ed è arrivato capillarmente ai clinici e agli investigatori, e quindi la forza della diffusione ancora prima che diciamo le linee guida lo indicassero. E la seconda cosa è che è stato ampio, e è stato ampio il cambiamento che ha portato, anche se non universale, perché poi alla fine i vari centri si sono un po' adattati su quelle che erano le loro caratteristiche, no? E fondamentalmente per tre ragioni. Una su tutte, che entrambi i gruppi erano gruppi operativi che si venivano a confrontare, non ce n'era uno diciamo di confronto. La seconda è che ovviamente ha creato il fatto che non ci fossero differenze di sopravvivenza, vedete, e nemmeno nella funzione neurologica, diciamo, che è stata valutata con le scale della Modified Ranking Scale e la Cerebral Performance Category Scale. Il TTM2 si differenzia perché è uno studio multicentrico internazionale, un superiority trial, e la gestione della temperatura a 33 gradi dopo l'arresto è stata comparata con la normotermia ed un precoce trattamento della febbre.
ma scendiamo direttamente sulle caratteristiche di base dei risultati. Allora, sono stati raccolti in poco più di 2 anni, alla fine tra novembre del 2017 e gennaio del 2020, e sono stati screenati circa 4.355 pazienti. Poi fissiamoci bene questo numero, poi ci ritorniamo sopra. Alla fine la randomizzazione è stata su 1.900, di cui questi solamente pochi, circa 37, sono arrivati a ritirare il consenso o a non ottenerlo. Quindi abbiamo un intention to treat di 1.861 pazienti, alla fine una survival analysis di 1.850. Tutto questo suddiviso in due braccia operative, che sono essenzialmente date da 930 pazienti per il gruppo di ipotermia e 931 invece per il gruppo di normotermia. E due cose fondamentali: una cosa sono i bystander, che per quanto riguarda la baseline caratteristiche sono molto interessanti. In entrambi si superano il 90%, sono equamente divisi, ovviamente. Molto alta anche la percentuale che c'è stata nei bystander attivi dei performer CPR, che sfiorano l'80% in entrambi i casi. E un'altra cosa fondamentale ovviamente è la definizione dei ritmi, anche qui equamente distribuita, in cui la fa la padrona ovviamente la fibrillazione ventricolare, mentre nei ritmi non scioccabili c'è una distribuzione equa sulla asistolia e sul PEA. Un'altra delle cose curiose è l'attenzione che in questo momento ha il riflesso pupillare negli studi che stanno uscendo e in quelli che si stanno compiendo, in cui c'è stata una valutazione del riflesso pupillare presente nel 70% sia nel gruppo ipotermia rispetto al gruppo normotermia, comunque molto molto alta. Molte delle analisi che vengono fatte non sono incluse direttamente nel paper, ma nell'appendice che c'è poi alla fine. Se vi ricordate, il numero iniziale 4.355 alla fine è un numero molto alto per arrivare a una randomizzazione di 1.900, no? Però tutti questi dati sono essenzialmente legati a motivi ben delineati per cui non potevano entrare all'interno dello studio, sono stati ben specifici. Sono stati solo 1.6% i dati che non hanno avuto giustificazione per non poter entrare all'interno dello studio. Per quanto riguarda invece le curve di temperatura che qui vedete sostanzialmente tra il gruppo di normotermia e il gruppo di ipotermia, una fondamentale valutazione è stata il fatto che la media di inizio di trattamento per quanto riguarda il gruppo di ipotermia per il raggiungimento di una temperatura che arriva a 34 gradi è stata di circa 3 ore, un tempo abbastanza lungo. Ecco, nel gruppo ipotermia sempre circa il 6% di questi pazienti è andato contro ad un riscaldamento precoce rispetto a quello che era prefissato, e qui vedete quali sono le motivazioni. Sostanzialmente sono essenzialmente emodinamiche nel gruppo di ipotermia, in cui l'instabilità emodinamica, così come i disturbi del ritmo e la ripresa di un ritmo di arresto, possono essere, anzi sono stati, i motivi per un riscaldamento precoce rispetto a quello che era intenzionato, mentre i sanguinamenti, che siano di tipo intracranico o generalizzato, legato magari alle procedure che sono utilizzate per il cooling, sono essenzialmente sotto al 10%. A proposito di ipotermia, dei modi in cui sono stati utilizzati, circa il 95% del braccio ipotermia ha scelto di essere raffreddato attraverso un device, mentre solo il 46%, quindi molto meno, per il braccio della normotermia. La distribuzione tra cooling surface e intravascolare è di 70-30 in entrambi i casi. Questo box plot, che lo trovate sempre nell'appendice, è un'altra particolarità interessante, che valuta la temperatura maggiore che si è raggiunta alla fine del trattamento, quindi dopo il terzo giorno, in cui vedete che sostanzialmente c'è una, anche se poco indicativa, maggior
miglior controllo della temperatura successivamente, anche se non ha un significato di tipo statistico, per il braccio della normotermia. E quindi arriviamo a parlare ovviamente dei primary outcome che sono stati ben delineati da Iole prima sostanzialmente, e quello che si può inizialmente definire è che che definisce anche quanto bene è stato condotto questo studio. I missing data di questo studio sono sotto l'1%, e quindi significa che sono stati circa 11 pazienti, 5 nel braccio di ipotermia, 6 nel braccio di normotermia, che sono stati persi. E non c'è nessuna differenza sulla mortalità a 6 mesi. Nel gruppo ipotermia e nel gruppo normotermia, circa il 50% del gruppo di ipotermia versus il 48% del gruppo normotermia sono deceduti con un rischio di 1.04 e un hazard ratio per mortalità nell'ipotermia che arrivava a 1.08. Così come nei secondary outcomes non c'è stata nessuna differenza, e il tasso di outcome funzionale scadente, diciamo, che è stato valutato tramite la scala del Modified Ranking Scale a 6 mesi, è stato sostanzialmente pari, quindi 55% con un relative risk di 1. Così come gli altri sottogruppi, e uno dei più importanti, cioè quello che valuta la percezione del benessere del paziente, che è stato valutato con questa score che è l'EQVAS, che sostanzialmente è una visual analog scale che garantisce, diciamo, valuta la qualità della vita che il paziente esprime, ha una media di 74 per quanto riguarda l'ipotermia, che è simile a quella che possiamo trovare nella normotermia. Un'altra cosa importante è che l'effetto della temperatura sulla mortalità diviene consistente, questo lo vediamo nella tabella 2A, solo su dei sottogruppi ben specificati. Così come la stessa cosa possiamo dire per quanto riguarda l'effetto della temperatura sull'outcome funzionale, che invece viene ben evidenziato dal relative risk nella tabella 2B che vedete in basso. E quindi sostanzialmente un riassunto di questi outcome: non c'è nessuna differenza nella mortalità a 6 mesi, 50 versus 48, con un relative risk che è sostanzialmente uguale a 1. E un'altra cosa importante è la valutazione degli effetti avversi. Questa sì è una cosa da attenzionare. I tassi di aritmia con instabilità emodinamica nel gruppo ipotermia sono invece statisticamente significativi, 24% versus il 16%, mentre non c'è alcuna differenza tra i due gruppi per quanto riguarda l'aspetto microbiologico, l'insorgenza di polmoniti ad esempio, o lo sviluppo di sepsi, oppure i sanguinamenti, che sono sostanzialmente pareggiati, o la presenza di lesioni determinate dal device che è stato utilizzato. Punti di forza quindi di questo studio: è un trial che è stato condotto in maniera fondamentalmente impeccabile, i numeri sono molto forti, il design dello studio è stato molto solido, con una numerosità e con una stima che è stata calcolata dell'absolute risk reduction. La mortalità del trial è circa del 50%, abbiamo visto 50 versus 48, ed è sostanzialmente simile a quella che è stata calcolata nei calcoli del setting prima dello studio. Sebbene, diciamo, il 56%, quindi tutta questa popolazione che vi ho detto prima, sembra un numero molto grande rispetto ai 1900 che sono stati arruolati, come vi ho detto prima, solo l'1%, l'1.6% non aveva una vera causa per essere arruolato. È uno studio forte, condotto in cieco, tranne che per gli investigatori che sono stati coinvolti, ha sviluppato un intention to treat analysis, è stato molto trasparente nella separazione dei due gruppi, non c'era possibilità di sbagliare. Nel follow-up, questo è un punto veramente di forza, è stato
utilizzato un missing data molto molto piccolo, e per quanto riguarda la valutazione dell'outcome funzionale, circa il 94% dei pazienti è stato poi valutato con l'MRS. Ci sono state solo 3 deviazioni di protocollo e sono tutte state legate al management termico. Come vedete, qui c'è anche il best worst worst best analysis, che indica che sostanzialmente quei missing data sotto l'1% non hanno avuto nessun effetto sui risultati finali dell'analisi che è stata condotta. La sopravvivenza è simile a quella che avevamo riscontrato sostanzialmente nel TTM 1, molto simile tra le due braccia. Arriviamo ai punti deboli. I punti deboli sono legati anche ai tempi. Prima, nella descrizione, vi ho detto che il raggiungimento della temperatura media fino alla 34 gradi è stato di 3 ore, no? Il cooling diciamo, è stato molto, molto lungo per alcuni casi, e non è stata neanche implementata nel setting preospedaliero, no? C'è da dire che vanno considerati dei tempi che non sono eliminabili, come ad esempio il Time to Cath Lab, che ovviamente non permette di accorciare questi tempi. E soprattutto questo studio non risponde alla questione se il cooling precoce può essere utile o no sulla gestione dell'outcome, sull'outcome neurologico futuro. E un'altra cosa, diciamo, che lascia un punto di debolezza è il fatto che non è chiaro quanti dei pazienti nel gruppo di ipotermia diciamo, hanno poi avuto febbre. I dati sono forniti, ma sono forniti attraverso un grafico in appendice che non è molto chiaro in interpretazione. Un altro punto debole è il fatto che il trial non dà indicazioni poi sul management del trattamento degli arresti cardiaci intraospedalieri. E un altro confounder che può essere diciamo importante è che il 20% dei pazienti, come diceva io le prime, sono stati coarruolati in un altro studio, che è il time trial. Quindi 10% per ogni braccio è stato poi in coarruolamento. Questo può creare dei confondimenti. Nell'infografica che dà lo studio è spiegato benissimo tutto, quindi alla fine è il riassunto di quello che ci siamo detti fino adesso. La mortalità a 6 mesi per ogni causa ha un relative risk molto basso, 50% versus 48%. Stessa cosa per la valutazione dell'outcome funzionale, pareggio, in cui c'è un relative risk di 1. La cosa importante tra gli effetti avversi è la presenza di aritmie nel gruppo di trattamento con ipotermia. Qual è il futuro che ci aspetta a questo punto? Non ci si può esimere da fare uno studio che vada a confrontare la normotermia versus il fatto di non avere un target di temperatura, ed è quello che probabilmente ci dirà anche Thomas dopo. E a questo punto gli lascio la parola e vediamo cosa ci dice. Grazie Eric, non so se Giuseppe vuole fare un passaggio di rituale prendendo parola, se no mi porto là. Eccoti Giuseppe. No, no, vai, vai, vai pure. Ok, provo a condividere il mio schermo. Ok, allora. Ups. Eric, dammi un cenno se vedi le diapositive Sì, cortesemente. benissimo. Ok, allora, che impatto sulla gestione post-ROSC ci possiamo attendere? Ma prima di rispondere in modo chiaro a questa domanda, o almeno a quello che penso io, volevo farvi vedere questo raffronto. Sostanzialmente, lo studio TTM2, che è l'ultima colonna, diciamo che troneggia sopra gli altri studi, e anche mettendoli uno sopra l'altro si arriva a malapena a raggiungere la numerosità del campione dello studio TTM2. Quindi i risultati di questo studio non sono affatto ignorabili, non c'è modo di ignorarli, come lo studio TTM1 ha surclassato pesantemente i precedenti di Bernard e Aka, si è poi inserito più tardi l'Hyperion tra i due TTM, ma vedete, lo studio TTM2 raggruppa come numerosità del campione,
ben tutti gli altri messi assieme. Quindi non si può ignorare quello che è decisamente lo studio più grosso mai eseguito sul trattamento post-rianimazione. Un'altra cosa che mi piace utilizzare questa diapo per mettere raffrontare diversi studi che è stata ideata da Benabella, e vedete qui lo studio ACA con i suoi risultati, è uno studio che ormai data 20 anni, ma sempre di attualità, con questi risultati. Se ci mettiamo vicino allo studio di Bernard, che è uscito nello stesso anno, i risultati sono di nuovo sovrapponibili, e se ci mettiamo il TTM1, vedete che la differenza sta tutta nel gruppo di controllo, o 36 gradi per essere più precisi, dello studio TTM. Quindi tutti hanno nel gruppo di trattamento attivo una, che sia 33 o 36 nel TTM, una sopravvivenza del 50%. E così, se andiamo a mettere in raffronto lo studio TTM1 con lo studio TTM2, ci accorgiamo che i risultati ancora una volta sono perfettamente in linea. Quindi lo studio TTM2 non ci dice niente di sorprendente, dovremmo dire, perché le percentuali di sopravvivenza sono esattamente quelle che che abbiamo imparato nella storia quando trattiamo in modo aggressivo e deciso, in modo standardizzato nel post-resuscitation care i nostri pazienti. Un'altra cosa che ha messo in luce anche Eric e che dà solidità allo studio è il fatto che anche nei sottogruppi, e qui ci tengo a mettere in evidenza anche il sottogruppo con un arresto cardiaco prolungato oltre 25 minuti, che vedete circa metà altezza del forest plot, non ci sono differenze statisticamente significative in favore dell'ipotermia, non c'è un segnale che punti in favore dell'ipotermia, anzi sono tutti neutri, semmai pendono un po' più verso destra, quindi verso la normotermia. Ma queste sono speculazioni. La realtà è che non c'è nessuna differenza, neanche nei sottogruppi predefiniti a inizio studio. E questo si conferma anche nell'outcome neurologico, non ci si accorge neanche che ho cambiato diapositiva, ma è così. Quindi i sottogruppi sono estremamente consistenti con il risultato del endpoint primario. In altre parole, come per il TTM1, lo studio del TTM2 è stato ingegnerizzato perfettamente e ha dato dei risultati estremamente solidi. Un altro esempio si può vedere nei sottogruppi della scala MRS con cui hanno valutato l'endpoint secondario dell'outcome neurologico a 6 mesi, anche in questo, nelle singole sottoclassi, non c'è alcuna differenza. I due gruppi sono sovrapponibili in tutto e per tutto. Quindi il risultato è estremamente deciso. E alla sua pubblicazione, nei primi dibattiti, sono emerse già tante, tante critiche. In realtà queste critiche non mi dicono niente di nuovo, perché sono critiche che abbiamo già visto con lo studio TTM1, a cui partecipammo sia io che l'Aiole Brunetti, la dottoressa Brunetti, che Eric a Trieste. Quindi siamo un po' abituati a queste critiche, diciamo così. Per esempio, ne nomino alcune, ma sono critiche che in realtà sono di poca sostanza. Per esempio, l'RCP da astanti è molto elevata, 90% di RCP, 80%, però il tempo di no flow è di 1 minuto. Allora, in questi 20 anni, se abbiamo capito qualcosa, a parte che questo dato era presente anche nell'ACA, sebbene l'RCP da astanti fosse leggermente ridotto, ma voglio dire, se c'è un astante che ha intenzione di fare la rianimazione cardiopolmonare, la farà subito, quindi anche nell'ACA, quando si è fatta l'RCP da astanti, è iniziata subito, quindi nominalmente a 1 minuto, non si può mettere 0, subito 1 minuto. Quindi in tutti i casi in cui c'è un astante che sa fare l'RCP o se la sente di fare, parte subito. E quindi lo stesso dato era presente nell'ACA, che aveva dimostrato un beneficio dell'ipotermia. Quindi non possiamo criticare lo studio TTM1, TTM2 per questo, perché automaticamente criticheremmo anche l'ACA. Questo è un esempio di come si tende a finire per usare due pesi, due misure nel leggere questi studi. Invece noi dovremmo giocare al gioco con le stesse regole, con le stesse carte con cui giochiamo quando accettiamo di fare prendere atto di uno studio randomizzato, per di più con tale meticolosità di conduzione come quello che è stato pubblicato. Un'altra cosa ci tengo a dire, tutti si scandalizzano sul fatto che ci sia stato un così alto tasso di pazienti trattati che avevano un RCP da astanti, ma questo è abbastanza ovvio,
nel senso che stiamo osservando la stessa scena da un'angolatura diversa, non stiamo arruolando pazienti in questi studi che vengono sottoposti a rianimazione cardiopolmonare, stiamo arruolando pazienti che sono stati rianimati con successo, che arrivano vivi in ospedale ed entrano sostanzialmente in terapia intensiva. Ed è ovvio, se no non lo insegneremo con tanta veemenza, con tanta convinzione, come fa l'IRC, l'ERC e l'American Heart, non sarebbe così se non fosse veramente efficace. Effettivamente chi riceve la RCP lastanti ha più probabilità di sopravvivere, di entrare in ospedale e anche di venire arruolato in uno studio che tratti di pazienti rianimati dopo arresto cardiaco. Chi non riceve la RCP lastanti ha meno probabilità di farcela. Quindi questa è la ragione per cui la RCP lastanti è così elevata. Poi ci sono i tempi al raggiungimento della temperatura target. Questa è la realtà dei fatti, nel senso che più bassi di così è difficile. È quello che succede negli ospedali medi e anche negli ospedali in cui si è più abituati, nei cardiac arrest center. Più veloce è il raggiungimento della temperatura target, più spesso, cioè più è esasperato il danno, maggiore è l'insulto iniziale e quindi il paziente si lascia raffreddare più velocemente. Ecco, quindi il tempo per raggiungimento della temperatura target è un'arma a doppio taglio, questo va sempre ricordato. Quando si fanno analisi dei sottogruppi di pazienti che si sono lasciati raffreddare prima, in cui si è raggiunto prima il target di temperatura, tendenzialmente questi hanno un outcome peggiore. Poi molti criticano il tempo con cui si raggiunge raggiunta la temperatura target di 3 ore dopo la randomizzazione e sommano le 3 ore consentite per la randomizzazione, 3 ore massime. 3 più 3 fa 6, dicono è lunghissimo il tempo. Anche qui però questo è lo scenario assolutamente peggiore. Il paziente appena arrivava in ospedale veniva randomizzato e quindi non è necessario che passassero 6 ore, di solito ne passavano 4, la media è ben più bassa, non è necessariamente quella di tutto il tempo dedicato o consentito per l'arruolamento. E inoltre, se fosse così importante raffreddare già durante i tentativi di rianimazione, allora qualcuno mi dovrebbe spiegare perché il PRINCE e il PRINCESS trial, che raffreddavano con il raffreddamento intranasale in modo estremamente vigoroso, o lo studio di Kim sul raffreddamento preospedaliero, sono venuti tutti negativi. Quindi ci sono tante critiche, ma sì, non prendono bene in considerazione la storia degli studi del TTM, ecco, a mio avviso. Per esempio lo studio Hyperion e lo studio TTM 24 e 48 ci hanno messo ben più del TTM2 e non sono stati criticati per questo, probabilmente perché lasciavano intuire che ci potesse essere un messaggio in favore dell'ipotermia. Ma di nuovo stiamo giocando con due pesi, due misure, stiamo cambiando le regole del gioco in itinere. Quindi ci sono tante critiche, non so perché funziona su studi animali, però non esiste realmente un esempio consistente, stabile di medicina traslazionale nel campo della neuroprotezione, che passi da piccoli modelli animali, medi, grandi, fino all'uomo. Altri esempi sono gli studi osservazionali, i registri, ma questi non sono studi randomizzati. O decidiamo che la vera evidence-based medicine risiede nello studio randomizzato ben fatto, oppure, di nuovo, stiamo cercando delle vie d'uscita troppo facili. Lo studio Hyperion, che ha preso in esame i pazienti con arresto da ritmo non defibrillabile o intraospedaliero, ha un fragility index di 1. Cosa vuol dire un fragility index di 1? Vuol dire che se tu sposti un paziente dal risultato di un outcome favorevole a sfavorevole, lo studio diventa neutro. Cioè tutto lo studio dipende dalla valutazione di un singolo paziente. Allora capite che è uno studio estremamente fragile nei suoi risultati, nella solidità dei risultati che porta avanti. Questo va tenuto in considerazione. Non è uno studio potenziato a sufficienza per offrire dei risultati come li offre il TTM 1 o 2. L'insulto è poco severo? Si sentirà parlare tantissimo di questo. L'ipotermia funziona meglio nei pazienti che hanno avuto un insulto non lieve, ma medio severo. Non troppo severo, medio diciamo. Però questi sono pazienti che avevano un arresto per metà, ne abbiamo visti nel sottogruppo dei 25 minuti, oltre i 25 minuti. Sono pazienti che avevano un arresto, avevano arresti importanti, non insulti di poco conto.
Quindi anche, anche questa, secondo me, non è una vera spiegazione. È lo stesso, si è visto, tra l'altro, nel TTM. Quindi, tra l'altro, i ricercatori sono pronti a pianificare studi che prendono in esame pazienti che sono stati raffreddati più velocemente perché arruolati in centri più abili in un raffreddamento veloce, così come sono pronti a fare una meta-analisi sui pazienti che avevano un arresto da ritmo non defibrillabile e quindi metterli insieme in una meta-analisi per singoli pazienti con lo studio Hyperion. Ecco. Poi un'altra critica che ho sentito è quella che ci sono un'elevata percentuale di stemi in questo studio, maggiore rispetto ai centri medi. Beh, allora qui l'asistolia non testimoniata veniva esclusa. Innanzitutto era un criterio di esclusione. Seconda cosa, merita ricordare che questi erano centri ad alto volume, i cosiddetti cardiac arrest center, su cui convogliano i pazienti con lo STEMI. Quindi sono i centri ideali per dimostrare una condotta ottimale. Tutte queste ragioni mi portano a dire che questo studio sarà game changing. Sebbene l'ipotermia abbia, diciamo così, sdoganato il trattamento post rianimazione, questo studio cambierà le cose in modo radicale. Anche perché qualcuno mi deve spiegare perché dovremmo deviare dalla fisiologia, da condizioni più fisiologiche, in assenza di chiari benefici. Forse perché non si sa mai, è una spiegazione un po' misera. E come giustificare gli effetti collaterali maggiori nel gruppo raffreddato a 33 gradi, per esempio le aritmie. Aritmie emodinamicamente compromettenti la stabilità emodinamica, ecco. Quindi aritmie non di poco conto. Quindi i key messages per me sono che l'equivalenza tra ipotermia e prevenzione della febbre sarà una realtà, verrà lentamente accettata, però attenzione, non deve farci regredire al nichilismo terapeutico del pre-ipotermia, non ci deve portare a cestinare il quinto anello della catena della sopravvivenza, che è il trattamento post-rianimazione, o a rinunciare a standardizzare questo processo e la prognosi multimodale, che rimangono chiave nella gestione di questi pazienti. Se uno smette di trattarli in modo aggressivo e standardizzato, si perde tutto questo concatenarsi di importanti elementi nella gestione di questi pazienti, anche finalizzati appunto ad avere una prognosi molto molto oggettiva e non ci deve indurre a negare l'attenzione al trattamento precoce della febbre. Ecco, un elemento che ha sottolineato bene Eric: nel gruppo di prevenzione della febbre il 46% aveva una febbre refrattaria e quindi ha dovuto utilizzare un device per il controllo della temperatura, e questo non potrà essere negato dall'incore. Quindi rimaniamo ancorati e vincolati ad alcuni concetti e vi invito a leggere l'editoriale che riassume questa frase importante. Siccome ho finito il mio tempo, chiudo dicendo due accenni al futuro. A mio avviso, temo una notevole confusione e una regressione ante introduzione del trattamento post-rianimazione, del quinto anello della catena della sopravvivenza. E spero vivamente che le persone capiscano che questi, oltre a prevenire la febbre se la temperatura saliva, ricevevano un pacchetto di trattamento e di prognosi, di gestione della prognosi estremamente, estremamente articolato. E quindi, se così non fosse, si andrà incontro a un impatto negativo, come abbiamo osservato in studi osservazionali, per esempio nell'ANZAC. E infine, questo studio, ancora una volta, ci impone di misurare, forse un concetto molto chiaro a Federico Semeraro, quindi adesso cedo la parola, di misurare quanto facciamo per evitare di incorrere nell'autoreferenzialità e per essere sicuri di continuare a dare il massimo per raggiungere gli stessi risultati eccellenti, perché si parla di sopravvivenza del 50%, di buon outcome neurologico nel 45% dei pazienti arruolati. Ecco. E quindi misurare per non cadere nell'autoreferenzialità. E infine dovremmo usare di più, e forse il TTM3, nelle parole di Niklas Nielsen, che ha presentato lo studio, è alle porte, osare qualcosa di più ambizioso, sfidare il dogma della febbre, che non si sa veramente se sia o meno neurolesiva, e
se è veramente necessario rimanere ancorati all'uso di un device nella metà dei casi in cui la febbre è refrattaria. Grazie dell'attenzione e passo la parola a Giuseppe. Grazie Thomas, grazie per questa discussione sui risultati e il punto di vista su normotermia, prevenzione della febbre. Credo che ci sarà un ampio dibattito e è difficile, come dire, smuovere le convinzioni da un lato o dall'altro. Però adesso ecco, vediamo quale sarà il punto di vista di ERC e poi dopo discutiamo tutti insieme. Quindi passo la parola al presidente eletto Federico Semeraro che ci anticiperà quello che può essere poi il futuro statement o i punti di vista che prenderà, le decisioni che prenderà ERC. Federico. Grazie Giuseppe, è un piacere essere con voi oggi pomeriggio nonostante mia moglie non sia molto d'accordo per questo perché siamo in ferie. Grazie dell'invito, molte grazie ai precedenti relatori per aver presentato un ineccepibile studio come era il TTM1. Provo a condividere alcuni pensieri e provo a condividere la visione di ERC. Quando mi è stato assegnato questo titolo ho avuto dei dubbi. Mi sentite e mi vedete bene? Scusate i rumori di sottofondo perché sono in vacanza, per cui sentite il ciccalio. Esatto, giusto per dare, fa molto caldo e mi piace molto parlare di controllo di temperatura. Questi sono i miei conflitti di interesse soltanto intellettuali. Non ho partecipato a nessuno dei due studi, per cui mi ritengo abbastanza, come dire, un osservatore esterno che può in qualche modo valutare tutta la letteratura che è uscita. Quando Giuseppe mi ha proposto la visione di ERC, ho pensato alla visione, quello di Avenger, poi ho capito che non era questo il mio principale obiettivo. Ci tengo molto a condividere con voi invece questa infografica sviluppata da Tommaso Squizzato per ERC, in accordo con Niklas Nielsen. Sotto embargo, Niklas ci ha concesso di avere i risultati in anteprima e pubblicarli sui social media di European Resuscitation Council. Parto da qui perché secondo me la visione di ERC, diciamo, per il futuro sarà comunicare in modo adeguato alla scienza. E questo è un esempio. Comunicare in modo adeguato alla scienza è riportare esattamente in modo molto semplice per come dire, l'utilizzatore occasionale, il clinico occasionale, il ricercatore che non va a leggere oltre l'abstract, gli articoli, una foto su quello che sono gli studi. E questo è un eccellente modo di trasferire le informazioni, come avete fatto nelle lezioni precedenti. Quindi ricordo una volta 1861 pazienti arruolati con un'età media di 64 anni, con un bystander SPR dell'80%, shock valoritmo del 78%, come ha assegnato anche Iole la distinzione fra normotermia e ipotermia, quindi normotermia sotto i 37,8. E come vedete gli outcome, appunto sempre già presentati sulla non sulla qualità dello studio perché è stata già descritta, sicuramente ha, come dire, aumentato l'interesse. Se vedete i numeri su cui sui social media ha girato, su Facebook e questo è Twitter, 90.000 contatti, quindi la curiosità degli utilizzatori dei social media sicuramente ha aumentato il traffico. Come vedete, prima dell'uscita in basso sia io e sia Federico, scusa, magari prova a togliere il video. Dai, non sanitari. Sì. Sì. Eccomi, crashato, ecco perché non mi sentivate. Mi sentite? Sì, sì, adesso ti sentiamo. Bene, riprovo senza video. Quindi l'impressione di
leggere gli articoli di chi si aspettava un risultato era questo. Agli opposti, vedete a sinistra quello che era ai tempi gli articoli sui giornali, l'ipotermia, il controllo della temperatura, questi titoli altisonanti, e a destra addirittura, e questo mi spaventa molto, ma ne parleremo magari in discussione, rest in peace dell'ipotermia che poi viene trasformata in controllo di temperatura. Di questo ne discuteremo magari più avanti. Anche uno degli autori dell'Hyperion, il principal investigator, subito ha twittato una cosa simile a quella che aveva presentato già Thomas da Benabella, i vari studi in confronto con le varie, diciamo, metriche. Quindi, insomma, c'è stato molto fermento. In un recente webinar, anche Benabella, è molto bella questa, scusate il gioco di parole, dall'universale ottimismo iniziale all'universale, all'informato pessimismo fino al il TTM lavora, funziona per qualcuno. Ecco, su questo cosa succede adesso? Quindi provo a raccontarvi cosa succede adesso e fare una previsione visione. Allora, è uscito il TTM 2 e è stata appena completata la systematic review di ILCOR, quindi sono stati presi insieme tutti i lavori, incluso ovviamente il TTM 2, e adesso il working group di ILCOR, nella fattispecie LS, sta lavorando sul nuovo statement da rilasciare entro, diciamo, più o meno, vi faccio una previsione, 3 settimane da oggi. Successivamente allo statement di ILCOR, tradizionalmente ERC prenderà quello che dice ILCOR e Thomas fa parte del gruppo ALS Working Group di ERC, per cui a sua volta ERC, come una scatola cinese, prenderà, farà le raccomandazioni locali come council e così via, fino a IRC e fino alla vita reale. E vi lascio su questo, grazie, e vi lascio con la mia paura più grande, come è già successo sul TTM 1, ed è in assoluto la mia paura più grande, è che le persone che, come dire, non leggono approfonditamente lo studio, smettano di controllare la temperatura, smettano di controllare la febbre, per cui quello che secondo me tutti noi, i ricercatori che ha partecipato allo studio, ERC, deve continuare a comunicare in modo efficace il fatto che dobbiamo non lasciare da soli i pazienti con la febbre. Quindi sicuramente una buona comunicazione della scienza, cosa che non è avvenuta così bene nel passaggio fra il TTM 1, e quindi, come voi sapete, molti hanno abbandonato il controllo della temperatura. A voi. Bene, grazie Federico. Ringrazio intanto tutti i relatori. Abbiamo finito le varie presentazioni. Adesso abbiamo 10 minuti per discussioni e commenti. Se ci sono delle domande dagli spettatori, scrivetele pure sulla chat, vi risponderemo. Intanto volevo fare una domanda a Thomas, che ha brillantemente mostrato e discusso i risultati, però ha sviato un po' dalla domanda: quale sarà il vero impatto sulla gestione? Cosa ti aspetti adesso che possa cambiare? Ma guarda, raccolgo il brillante messaggio conclusivo di Federico, perché il punto chiave è non dimenticarsi che questi pazienti non possono essere abbandonati ad un'assenza di gestione. Cioè, la negatività dello studio non sdogana il non fare nulla, anzi, vi invito a leggere l'editoriale che brillantemente riassume come questi pazienti fossero sedati, seguiti per 72 ore e la metà di questi avesse un device per la gestione attiva della temperatura, perché la sua temperatura saliva troppo. Quindi non possiamo, siamo vincolati al trattamento dei pazienti, almeno, questa sarà probabilmente la soluzione che molti centri seguiranno, almeno per le prime 72 ore, in linea con il protocollo del TTM 2. Non ci sono alternative, e questo deve essere ben chiaro dall'inizio, cioè quindi dallo statement di ILCOR, che non potrà che essere così per passare per ERC e per passare per IRC. E la sfida che Federico Semeraro ci lancia è correttissima. Dobbiamo riuscire a far comunicare bene il messaggio chiave, che è
a prescindere dalla temperatura, bisogna gestire questi malati. Non c'è stato un nichilismo terapeutico verso 33 gradi. Questo è. Per esempio, nella mia semplice realtà, se un paziente non viene sottoposto a gestione attiva della temperatura, finisce per perdere la programmazione degli elementi che sono cardine nella strutturazione della prognosi in tempi brevi, ma non precoci, brevi, cioè a 96 ore, 72-96 ore. Ecco, quindi in linea con le linee guida. Se non si apre il pacchetto trattamento post-rianimazione, adesso dovremmo chiamarlo pacchetto trattamento post-rianimazione, non più ipotermia o gestione della temperatura tale. Ma questo pacchetto, questo contenitore, deve esserci, il binario su cui mettere questi pazienti deve esserci, altrimenti torniamo indietro. Per esempio, gli studi che fanno vedere, gli studi americani in particolare, usciti sul Critical Care Medicine, che fanno vedere il peggioramento del loro outcome da quando sono passati a 36 gradi, in realtà nei dettagli dello studio fanno vedere che fanno un trattamento che fa schifo, cioè loro protocollano un tipo di trattamento. La realtà dei fatti è che i pazienti non vengono trattati, e questo emerge in modo molto chiaro. Ok, grazie. Però è una domanda un po' per tutti a giro. Ecco, tu, cioè, voi usate quindi un device per il controllo della temperatura, ma da domani che temperatura settate? E in più, se vi arriva un paziente magari con quindi comatoso dopo arresto cardiaco, e ha avuto un arresto cardiaco di tipo non defibrillabile, una durata anche più lunga di 20 minuti, anche lì che temperatura settate? O settare? Rispondo io, ma vabbè, penso che sia, lascio rispondere Iole, che è corretto che sia così. Sì, no, volevo un po' la visione di tutti quanti. Va bene, raccolgo l'invito di Thomas. Allora, il primo commento così che vorrei fare è che dal punto di vista strettamente operativo questo studio ci ha liberato dall'incubo di dover raffreddare i pazienti instabili dal punto di vista emodinamico. Cioè, una delle preoccupazioni che abbiamo vissuto insomma, con tutto il gruppo che ha lavorato su questo è che raffreddare nel ramo, cioè arruolare nel ramo raffreddato pazienti che partivano da una stabilità emodinamica non così certa, soprattutto nel poter mantenere una stabilità emodinamica, era fonte di preoccupazione. Ed effettivamente il primo dato positivo che mi sento di trarre da queste conclusioni è che questi pazienti certamente sono pazienti che possono beneficiare dalla non necessità di essere raffreddati. La seconda osservazione invece su quello che tu chiedevi dei device, allora noi non abbiamo utilizzato device intravascolari per un problema diciamo di tipo organizzativo tecnico sul materiale, però certamente questa può essere una bella sfida in futuro, non soltanto per pazienti post arresto, ma insomma l'introdurre in terapia intensiva dei sistemi di controllo così preciso la temperatura può farci imparare anche in altri campi, quindi questo è l'altro aspetto positivo che mi porto via da questi risultati. Poi d'accordissimo con Thomas che adesso gli sforzi sono sulla pronostication, non tanto la pronostication viene fatta nei centri abituati a farla. Abbiamo imparato anche a studiare tutti i pazienti con l'elettroencefalogramma, cosa che è estremamente importante perché ci fa vedere anche quello che magari non vediamo, e quindi diciamo che la parte della post-occlusion care, anche se non sarà più orientata esclusivamente o prioritariamente al controllo della temperatura, ma credo che questi aspetti legati proprio al tentativo di conoscere attraverso la diagnostica strumentale prenderanno sempre più campo. Grazie. Eric. No, non ti si sente. Eccoci, adesso mi sentite.
Allora, due cose. Uno, che questi grossi studi ti insegnano un metodo fondamentalmente, e questo metodo poi nel tempo diventa un'abitudine, e questo è servito notevolmente al nostro dipartimento per inquadrare i pazienti quando arrivano direttamente in pronto soccorso e portarli fino alla dimissione della terapia intensiva. La seconda cosa è che noi abbiamo utilizzato anche dopo il TTM1 la normotermia, ed è una cosa in cui ci siamo diciamo specializzati. Abbiamo utilizzato i device intravascolari anche per il controllo termico nel TTM2, e questo ci ha permesso, con la modalità di prevenzione della febbre, di avere sempre sotto controllo quello che poteva essere lo sbalzo termico del paziente e il rebound. E questa è una cosa che a cui è difficile rinunciare quando è entrata nel meccanismo. Anche l'organizzazione sia medica che infermieristica è entrata in una modalità di automazione quando il paziente arriva e tutti sanno quello che devono fare, e così si perdono pochi dati. E questo è stato fondamentale, e penso che sarà il futuro anche per il nostro dipartimento. Okay, grazie. Forse Federico aveva una domanda. Sì, in realtà era un commento stante il fatto che questi pazienti due sappiamo che non hanno nessuna differenza, più o meno, Giuseppe, in questo momento sono però anche un ritmo scioccabile. La percentuale dei pazienti che arriva in terapia intensiva, come giustamente ha detto Thomas, non ricordo Eric, sicuramente ha dei bei ritmi, cioè esattamente il campione TTM2. Cosa facciamo e cosa diciamo agli altri pazienti che hanno un bystander basso, che hanno un ritmo non scioccabile, escludendo le asistolie, che sicuramente, come dire, non sono un bel ritmo di partenza? Questo sarà lo sforzo di tutti noi. Cosa raccomandiamo a tutti quei piccoli ospedali? E sono molto d'accordo sul fatto che, oltre a gestire la temperatura, questi centri ad alta performance hanno gestito bene tutto. Chiediamoci cosa raccomandare a quelli che non sono esperti, a quelli che hanno poche risorse, e a quelli che hanno paesi che hanno un basso bystander CPR e, diciamo, non sono avvezzi al controllo della temperatura. Ecco, questa è la mia paura che vi dicevo prima. Cioè, smetteranno di controllare la febbre? Speriamo di no. Dobbiamo spiegargli che non devono smettere di controllare la febbre. E la mia paura è questo. Cosa facciamo, stante il fatto che questo campione di pazienti sicuramente non trae beneficio da nessuna delle due temperature, mettiamola così, o da evitare la febbre o dal 33, anzi, se 33, appunto, come avete detto, sembra avere un po' più aritmia. Cosa facciamo degli altri? Questa è la domanda per tutti. Giuseppe, posso permettermi di aggiungere un commento? Penso che una volta che un centro, noi non abbiamo ancora preso una decisione, ma ci riuniremo, discuteremo del caso, sentiremo i commenti, aspetteremo lo statement dell'ILCOR, penso anche per correttezza, per lasciare ponderare bene tutti gli elementi, però io penso che se si dovesse passare a una prevenzione della febbre, allora il messaggio sarebbe: attenzione, andiamo a rileggerci bene quello che è stato il protocollo del TTM2 e allineiamoci al loro comportamento. Quindi, se decidiamo semplicemente di prevenire la febbre, dobbiamo avere, purtroppo, perché io avrei voluto sapere da praticone quale sono, se devo ancora spendere dei soldi, investire delle risorse in un device o no, purtroppo al momento questa risposta ancora non ce l'ho e devo attenermi, perché so che un 46% avrà una febbre refrattaria a farmaci e quindi dovrò usare il TTM. Ma la cosa che secondo me sarà la vera sfida è dire a tutti: attenzione, i risultati osservati nel TTM passano per, ahimè, una sedazione, una gestione attiva del paziente per 72 ore. Cioè, puoi farla anche più breve, ma solo se il paziente si sveglia prontamente a fine della seconda fase che ci ha illustrato la dottoressa Brunetti. Altrimenti lo devi mantenere sedato e fare tutto come abbiamo fatto nel TTM1 per alcuni versi, e poi è stato perfezionato nel TTM1. Quello sarà lo standard, la standard operative procedure.
Non potremmo lasciarli senza sedazione e vedere tra 5 ore che cosa fanno. O meglio, su che base decidi una cosa del genere? Ecco, io spero che su questo l'ILCOR, l'ERC siano abbastanza tranchant, in modo ancora una volta da evitare di incorrere nella confusione che indubbiamente ha generato il TTM. Quindi l'ipotermia o la gestione della temperatura non sarà più l'aspetto cardine, sarà il post-resuscitation care l'aspetto cardine. Ecco, questa è secondo me la vera sfida che ci attende. Per quanto riguarda i ritmi non defibrillabili o gli arresti intraospedalieri, dobbiamo, come dicono gli anglosassoni, infer, cioè prendere gli elementi che abbiamo dalla popolazione più numerosa e cercare di trasferirli su quel campo. Questo è quello che ritengo sia più opportuno. D'altronde sappiamo che non è l'FV, quindi la aritmia primaria, a determinare l'insulto neurologico, ma è l'assenza di circolo e di ossigeno. Grazie per questo ulteriore commento. Ci sono altri commenti o spunti di discussione da parte degli altri relatori? Bene, altrimenti siamo giunti al termine di questo pomeriggio. Io vi ringrazio tutti, a questo punto non ci spetta che aspettare le raccomandazioni ILCOR ed ERC per capire cosa verrà fuori e come organizzarci per il futuro. Ringrazio ancora tutti i relatori presenti per il tempo che hanno dedicato e tutti coloro che ci hanno seguito via Facebook. Grazie ancora e buona serata.